Prenderà il via tra pochissimo a Brindisi la quarta edizione del Memorial Elio Pentasuglia di basket. L'appuntamento è alle 19:15. Oltre alle nel Brindisi, padrona di casa, scenderanno in campo Bianco Sardegna Sassari, Juve Caserta e la formazione israeliana del Bnei Herzliya. Domani sera le due finali. Il calcio adesso iniziamo con la Serie B. Il Bari scenderà in campo domani alle 15 contro il Livorno dell'ex Gualtieri. Al San Nicola ci sarà lo sciopero del tifo per tutto il primo tempo dopo i Daspo di gruppo decisi per i 52 tifosi biancorossi. Tre matricole, il Bari trova sul suo cammino in campionato il Livorno, club retrocesso e con tanta voglia di ritornare in Serie A. Una bella prova di maturità per gli uomini di Devis Mangia, orfani anche questa volta del capitano Ciccio Caputo. Rientra invece dalla squalifica il vice capitano Marino Defendi. Sarà una gara difficile soprattutto per Carmine Gautieri, allenatore del Livorno, ex del Bari. Passerà alla storia per aver lasciato lo scorso anno non solo la panchina senza dare troppe spiegazioni alla vigilia del campionato, ma ancor peggio senza aver salutato la squadra. Chissà se partiranno fischi per lui dagli spalti. Una cosa è certa, su quegli stessi spalti ci sarà lo sciopero del tifo per 45 minuti in seguito ai Daspo di gruppo decisi per 52 tifosi del Bari. Ci potrebbe essere una variazione del modulo, Mangia sta pensando al 4-3-3 di partenza con la difesa composta da Sabelli, Rossini, Ligi e Calderoni, Defendi, Donati ed uno tra Shaudone e Stefanovic sulla mediana, mentre in attacco potrebbero trovare spazio Galano, De Luca e il polacco Volski. Mangia è sereno anche perché gode di tutto l'appoggio di Gianluca Paparesta. La prima cosa, per regola che mi do io, le parole del Presidente non si commentano, si ascoltano e se ne fa tesoro. Penso di aver capito il senso della domanda, io non questa fiducia non l'ho mai sentita venir meno, quindi, ma anche perché a me, io ho un confronto di un certo tipo col Presidente, ci parlo spessissimo e sento pienamente la fiducia da parte del Presidente, di tutta la società.